Ciao, sono Roberta di Metis Lezioni e oggi vi parlerò di Ercole o Eracle, un personaggio famosissimo nella cultura greco-romana, noto soprattutto per la sua grande forza e per la sua straordinaria virilità. Ercole è molto simile a un personaggio della cultura ebraica, Sansone, di cui poi parleremo, ma anche ad un personaggio della cultura a noi contemporanea, cioè Maciste. Vi racconterò quindi di Ercole e di questi altri personaggi in questo video, partendo soprattutto dalle famose 12 fatiche di Ercole. Ercole è figlio di Zeus e di Alcmena, una mortale. In pratica, Zeus ha tradito sua moglie Era con Alcmena. Di questo mito vi parlo in un altro video che trovate qui sul mio canale YouTube che si chiama Tutti gli amori di Zeus. Ercole è quindi un semidio perché è figlio di un dio e di una mortale ed ha una forza straordinaria e, come dicevo prima, una grande virilità. Le 12 fatiche di Ercole gli sono imposte da Euristeo, suo cugino. Ma come mai Ercole doveva sottostare al volere di Euristeo? Perché, secondo il mito, aveva ucciso involontariamente i figli avuti da Megara e quindi l'oracolo di Delfi gli aveva imposto come espiazione di servire il cugino per 11 anni. Megara è il personaggio che troviamo nel film della Disney Hercules, anche se in realtà, secondo il mito, la moglie di Ercole fu Deianira. Nel cartone di Hercules si vede Megara o Meg che viene insidiata dal centauro Nesso e Ercole la libera picchiando e ferendo appunto il centauro. Ecco, questo mito in realtà è legato tradizionalmente alla figura di Deianira. Il centauro Nesso stava aiutando Deianira ad attraversare un fiume, ma poi tentò di insidiarla. Ercole si arrabbiò moltissimo e con la sua forza straordinaria uccise il centauro. In punto di morte il centauro disse a Deianira di raccogliere il suo sangue, dicendole che sarebbe stato un potente afrodisiaco. Successivamente, visto che appunto Eracle tradiva Deianira, lei per riconquistarlo gli diede quello che credeva fosse un afrodisiaco. In realtà era un potentissimo veleno. E infatti Ercole morirà tra spasmi terribili causati proprio dal veleno scaturito dal sangue del centauro Nesso. In questo modo si realizzò la profezia secondo la quale Ercole non sarebbe stato ucciso mai da un vivo e infatti morirà grazie all'inganno di un morto, cioè il centauro Nesso. Ma torniamo alle 12 fatiche. Euristeo vuole liberare la terra dai mostri e quindi approfitta del fatto che ha Ercole come suo servitore per fare questo grande servizio all'umanità. In effetti vedremo che tutte le fatiche sono comunque volte a uccidere dei mostri e comunque ad aiutare gli uomini. Perché le fatiche sono proprio 12? Il numero 12 è un numero sacro e comunque legato al divino. Lo troviamo anche nella cultura ebraico-cristiana, pensiamo ad esempio ai 12 apostoli. Sono poi 12 anche i segni dello zodiaco, infatti secondo alcuni studiosi le 12 fatiche di Ercole sarebbero poi la rappresentazione dei 12 segni zodiacali, anche se non sempre è facile trovare un'esatta corrispondenza. Prima fatica, il leone di Nemea. Il leone di Nemea era un mostro figlio di Echidna e fratello della Sfinge di Tebe. Ne abbiamo parlato quando abbiamo raccontato il mito di Edipo. Ercole deve uccidere questo leone che devasta i campi e che è invincibile. Inizialmente prova a colpirlo con delle frecce, ma la pelle del leone non può essere trafitta e quindi Ercole deve trovare un altro modo. Decide quindi di chiuderlo dentro la sua grotta e poi a mani nude con l'aiuto della clava che lui stesso aveva costruito riuscirà ad ucciderlo. Si rivestirà poi di questa pelle leonina e userà la testa del leone come elmo. Secondo l'iconografia tradizionale, infatti, Ercole è rappresentato con la clava e con la pelle leonina. Ercole ovviamente indossa questa pelle perché era una corazza invulnerabile, quindi lui non poteva essere colpito. 2. L'idra di Lerna. L'idra era un mostro con 6 o 100 teste, a seconda delle tradizioni, e un fiato mortifero. L'idra era sempre figlia di Echidna, quindi era sorella del leone di Nemea, di cui abbiamo parlato prima. Le teste dell'idra ricrescevano una volta tagliate e quindi Ercole riuscì a sconfiggerla grazie a uno stratagemma e grazie all'aiuto del nipote Iolao. Eracle chiese a Iolao di incendiare un bosco lì vicino e poi, dopo aver tagliato le teste dell'idra, con un tizzone ardente le bruciava in modo che non ricrescessero. La testa centrale però era immortale, quindi Ercole riuscì a tagliarla, la seppellì sottoterra e poi le mise sopra un enorme sasso in modo che da lì non potesse più uscire. 3. Il cinghiale di Erimanto. La terza fatica consiste nel portare viva Euristeo il cinghiale di Erimanto, che devastava i campi e danneggiava chiaramente l'agricoltura. Ercole riuscì a stanare il cinghiale tramite le sue grida e poi lo fece arrivare
scavare nella neve alta. Nell'alta neve il cinghiale faceva fatica a muoversi e si stancò molto facilmente, così Ercole, dopo un inseguimento, riuscì a catturarlo e a portarlo vivo a Euristeo. Il mito racconta che quando Euristeo vide arrivare Eracle con questo enorme mostro sulle spalle, dal terrore si nascose dentro una giara. 4. La cerva di Cerinea. La cerva di Cerinea era enorme, grande quasi come un toro, e aveva, secondo una tradizione, le corna dorate. Correva velocissima e infatti Ercole la inseguì senza successo per un anno intero. Poi, un giorno, mentre la cerva stava attraversando un fiume, riuscì a colpirla con una freccia senza ucciderla e così poi riuscì facilmente a catturarla. Secondo il mito, visto che questa cerva era sacra ad Artemide, quando Eracle stava andando con la cerva sulle spalle verso Euristeo, Artemide lo incontrò e gli chiese spiegazioni del perché avesse ferito la sua cerva sacra. In realtà poi Eracle scaricò tutta la colpa su Euristeo e comunque in qualche modo la cerva poi gli viene lasciata e Ercole può proseguire tranquillamente il suo cammino. 5. Gli uccelli del lago Stinfalo. Questi uccelli vivevano in una foresta vicino al lago Stinfalo e si erano moltiplicati in modo esagerato. Danneggiavano i campi, rovinavano tutti i raccolti e, secondo alcune versioni del mito, erano addirittura antropofagi, cioè mangiavano gli uomini. La difficoltà stava nel stanare questi animali, cioè nel farli uscire dalla foresta. Ercole allora si costruì da solo delle nacchere di bronzo, o secondo altre versioni queste nacchere furono costruite da Efesto. Fatto sta comunque che con il rumore scatenato da queste nacchere spaventò gli uccelli che uscirono dalla foresta e in questo modo Ercole riuscì ad ucciderli facilmente con delle frecce. 6. Le stalle del re Augia. Il re Augia aveva ereditato un'enorme quantità di mandrie, ma non puliva mai le stalle, quindi le stalle erano piene di letame, ma soprattutto i campi non venivano concimati e così la regione non produceva frutti, era sterile. Quel letame doveva in realtà andare nei campi proprio per fertilizzarli. Infatti vediamo che quasi in tutti i miti c'è sempre un legame con l'agricoltura, cioè questi mostri danneggiano l'agricoltura e quindi il sostentamento dell'umanità. Fatto sta comunque che Ercole deve ripulire queste stalle. Augia gli propone una sfida: se fosse riuscita a ripulire le stalle in un sol giorno, gli avrebbe donato o metà del suo regno oppure, secondo altri, un decimo delle mandrie. Ercole riesce nell'impresa, cioè nel ripulire le stalle dal letame in un sol giorno, deviando i corsi di due fiumi che così con l'acqua riescono appunto a ripulire velocemente le stalle. Augia però non rispetta la parola data e quindi successivamente Ercole gli muoverà guerra. Abbiamo detto che i miti hanno spesso una valenza educativa e infatti in questo mito risulta molto importante il rispetto della parola data. 7. Catturare il toro di Creta. Questo toro era l'animale che, secondo una versione del mito, aveva trasportato sul dorso Europa per volere di Zeus. In questo caso il mito non terrebbe conto della metamorfosi di Zeus, cioè secondo altre versioni è Zeus stesso che, trasformato in toro, porta Europa in salvo. Secondo invece un'altra versione, questo mito è il toro che Poseidone aveva dato a Minosse perché venisse sacrificato in suo onore. Ma visto che il toro era straordinario, Minosse si rifiutò di sacrificarlo. In questo modo Poseidone si vendicò e fece in modo che la moglie di Minosse, Pasifae, si innamorasse del toro, si unisse a lui e da questa unione poi nascesse il Minotauro. Di questo mito vi parlo nella serie Sedotte e Abbandonate quando vi racconto la storia di Arianna, lo trovate qui sempre nel canale YouTube. Ercole riuscì a catturare il toro e poi tornò in Grecia, forse addirittura a nuoto trasportato sul dorso della bestia, così come era stata trasportata Europa. 8. La cattura delle giumente di Diomede. Le giumente di Diomede erano 4 ed erano mostri antropofagi, cioè appunto mangiavano gli uomini, quindi creavano grande scompiglio nella popolazione. Ercole, secondo una versione un po' truculenta del mito, riuscì a catturarle perché diede loro in pasto lo stesso Diomede. Quindi, visto che dopo le giumente erano sazie, docilmente si fecero trasportare da Ercole fino a Euristeo. Questa versione è veramente inquietante, ma è così, tant'è. 9. La cintura di Ippolita, regina delle Amazzoni. La figlia di Euristeo, Admeta, chiede a Ercole di prendere la cintura della regina delle Amazzoni, Ippolita. Le Amazzoni erano una comunità tutta al femminile, costituita da guerriere. Il mito racconta che Ippolita diede di buon grado la cintura a Ercole, però poi Era, che non voleva che Ercole avesse questa cintura, si trasformò in una delle Amazzoni e creò scompiglio, scatenando così una guerra tra Ercole e le Amazzoni stesse. Ercole, credendo di essere stato tradito, uccise Ippolita. Era, insomma, non si comporta benissimo, però d'altra parte ricordiamo che odiava a morte Ercole perché era frutto di un tradimento di suo marito Zeus, appunto con la mortale Alcmena. Quindi
ci sta che ce l'avesse un po' con lui. 10. I buoi di Gerione. Gerione possedeva delle immense mandrie che il suo pastore Eurizione custodiva nell'isola di Erizia. Eurizione era poi aiutato dal cane mostruoso Otro. La difficoltà di catturare queste mandrie consisteva soprattutto nel raggiungere l'isola di Erizia, che si trovava al di là dell'oceano. Per raggiungerla Ercole utilizzò la coppa del sole. Questa coppa veniva utilizzata dal sole tutti i giorni per tornare in oriente, cioè a casa sua. Secondo il mito non è che proprio il sole diede spontaneamente questa coppa a Ercole, ma Ercole, visto che stava attraversando il deserto e il sole lo infastidiva perché c'era molto caldo e aveva molta sete, lo minacciò con delle frecce. A quel punto il sole gli dice: per favore non tirarmi più le frecce, e in cambio gli diede la sua coppa. Durante il viaggio di andata Eracle minacciò anche Poseidone, che gli aveva reso difficile la navigazione. Comunque, una volta arrivato sull'isola, uccise prima il pastore Eurizione, poi il cane gigantesco Otro che gli si era opposto, e infine anche Gerione. In questo modo riuscì a portare le mandrie a Euristeo. 11. La cattura del cane a tre teste Cerbero. L'undicesima fatica che Euristeo impone a Eracle è la cattura di Cerbero, il cane a tre teste che viveva negli inferi. Ercole riuscì a scendere negli inferi grazie all'aiuto di Hermes e di Atena, che lo iniziarono ai misteri eleusini. Arrivato negli inferi compì varie imprese. Ricordiamo il fatto che liberò Teseo, che era stato incatenato vivo negli inferi, e promise a Meleagro di sposare sua sorella Deianira. Una volta arrivato al cospetto di Ade, il dio degli inferi, gli chiese il cane Cerbero, e Ade gli disse che gli avrebbe concesso solo se fosse riuscito a catturarlo senza l'uso di armi abituali. E proprio con l'aiuto di questa pelle leonina, che creava una corazza invincibile, riuscì a catturare a mani nude Cerbero e a condurlo fuori dagli inferi. Quando Euristeo vide arrivare Ercole con il cane Cerbero, ancora una volta spaventato, così come era successo con il cinghiale, si nascose dentro una giara, suo rifugio abituale. 12. I pomidoro del giardino delle Esperidi. Nel giardino delle Esperidi crescevano questi pomidoro meravigliosi che Gaia, cioè la terra, aveva dato a Era come dono nuziale in occasione del suo matrimonio con Zeus. Ercole dovette compiere varie imprese per riuscire a scoprire dove si trovasse questo giardino delle Esperidi, ma una volta arrivato riuscì ad uccidere il drago, oppure, secondo altre tradizioni, a farlo addormentare, prese i pomi e li portò ad Euristeo. Euristeo però non li volle tenere, così poi Eracle li restituì di nuovo a Era. Siamo arrivati così alla fine delle 12 fatiche. Come avete visto, tutte le fatiche sono legate a liberare l'umanità da dei mostri che danneggiano i raccolti oppure insidiano gli uomini, e abbiamo anche visto che il numero 12 è un numero sacro o comunque legato al divino. Il personaggio di Ercole, come avevo anticipato, è molto simile a quello di Sansone che troviamo narrato nell'Antico Testamento. Come Ercole, anche Sansone è dotato di una forza straordinaria, anche lui uccise un leone, ma anche di una grande virilità. C'è infatti una tredicesima fatica che secondo alcuni è stata compiuta da Ercole, cioè quella di deflorare in un'unica notte 50 vergini. Prima di compiere questa deflorazione, Ercole aveva già nello stesso giorno ucciso un leone e partecipato a un banchetto, quindi davvero una forza e una virilità fuori dal comune. Anche Sansone è proprio ricordato per essere un grande amatore, infatti quando viene privato da Dalila della sua chioma che gli dava la forza, secondo la tradizione biblica viene costretto a girare la mola. Infatti l'abbiamo sempre visto rappresentato come uno schiavo che deve fare girare la mola, cioè appunto la macina. Ma nella tradizione ebraica girare la mola significava avere delle unioni sessuali, e quindi probabilmente, anche una volta privato della sua forza e accecato, Sansone continuò nella sua attività principale. Il personaggio di Ercole ha poi influenzato un altro personaggio moderno creato da Gabriele D'Annunzio per il film Cabiria. Cabiria è un colossal del 1914 di cui D'Annunzio aveva curato le didascalie. Se andate al Museo del Cinema di Torino potete vedere il manifesto appunto di Cabiria. Il regista del film si rese conto che il personaggio di Maciste, che era un personaggio secondario nel film, poteva avere una vita propria, e infatti, creando quello che noi definiremmo uno spin-off, da allora vennero creati una serie di film che avevano come protagonista proprio Maciste. Maciste è un personaggio mitologico dalla forza straordinaria e di straordinaria bontà, quindi è proprio un'icona in cui gli uomini del tempo sicuramente, non dico si riconoscevano, ma che cercavano di emulare. La figura di Maciste fu rappresentata dal possente e corpulento attore Bartolomeo Pagano. Ci sono tantissimi film su Maciste: Maciste alpino, Maciste atleta, Maciste innamorato, Maciste salvato dalle acque, la rivincita di Maciste, Maciste
in vacanza. Cioè, veramente c'è un mondo dietro questo personaggio. Sembra un po' la saga di Fantozzi, no? Fantozzi va in vacanza, Fantozzi al lavoro, eccetera. Sicuramente il personaggio di Macista è influenzato in tutta la nostra cultura, tant'è vero che ancora oggi nel parlato, se si vuole indicare una persona particolarmente forte, si dice proprio che è come Maciste. Ecco, ricordate che questo personaggio nasce dalla genialità del poeta Gabriele D'Annunzio. Se vi è piaciuto questo video, mettete like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che con il nome Metti Selezioni mi trovate anche su TikTok, Instagram e Facebook. Ciao!